01, Montevarchi Ravenna 201, Rimini Treviso 232, San Donà Livorno 012, Matera Catania 22X. E ora andiamo a vedere le quote: se vince il Cagliari i 13 vanno 95.933.000 lire, i 12 3.136.000 lire, se vince il Torino i 13 vanno 418.909.000 lire, i 12 12.442.000 lire, in caso di pareggio i 13 vincono 151.412.000 lire, i 12 5.081.000 lire. Vediamo ora la classifica: Milan e Parma al comando con 21 punti, segue la Lazio con 19, Fiorentina 18, Juventus e Napoli 17, Atalanta 16, Udinese 15, Inter 14, Roma e Vicenza 13, Sampdoria e Piacenza 11, Torino 10, Bari 8, Cagliari 7, Padova 5, Cremonese 3 punti. Vediamo ora i risultati. No, della Serie B? Non li vediamo? Non c'è la Serie B. Tirato d'orecchio a tutte e due, ci siamo dimenticati che non c'è. È vero. Carosi ha ragione, il nostro regista ci sculaccerà poi. Allora, adesso andiamo subito a vedere il primo filmato che riguarda la sfida del giorno fra il Parma e il Milan. Ci attendevamo gol e spettacolo da due squadre che onorano sempre il calcio, invece probabilmente la tensione e l'importanza della posta in palio ha costretto le due squadre a 1-0-0. Vediamo come nel servizio di Edoardo Soldati. Bastano le due grandi protagoniste del campionato per dare vita ad una partita spettacolarmente valida? Non sempre, oggi non è stato proprio così. Nel primo tempo Parma e Milan sono state vittime del pressing, passaggi sbagliati e troppi falli hanno spezzettato la partita. Al secondo tempo un pochino meglio, un incontro comunque che il Milan chiude con qualche rammarico, le occasioni migliori sono state le sue. La cronaca ci suggerisce subito la scelta del calciatore del cuore. Come potrebbe non essere Gianluigi Buffon, il portiere del Parma che scala fa esordire contro il Milan e che non ha nemmeno 18 anni. Nelle squadre non ci sono novità dal punto di vista tattico. 5-3-2 per il Parma, 4-4-2 per il Milan. Gli emiliani iniziano ad esercitare una certa supremazia, ma al 12esimo è Buffon ad uscire di pugno su Eranio sotto porta. Al 19esimo i padroni di casa vicini al vantaggio, ma la parabola di Zola su punizione è deviata in angolo da Rossi. L'incontro comunque non concede molto al divertimento, il tatticismo è tanto e lo spettacolo ne risente. Stoichkov si fa notare come ottimo suggeritore, ma in questa occasione Dino Baggio non è pronto. Bell'episodio di fair play al 37esimo, Zola ha uno scontro di gioco con Panucci, già ammonito, l'arbitro Boggi si avvicina minacciosamente al milanista, ma Zola dice: non mi ha fatto niente, era tutto regolare. Ce ne fossero di episodi come questi da raccontare. Il finale di tempo è rossonero, al 45esimo Boban per Roberto Baggio che di testa chiama Buffon ad un intervento straordinario, poi Sensini in qualche modo manda in angolo. Nella ripresa il gioco è più fluido e il centrocampo diviene terreno più vivibile. Si possono vedere diversi capovolgimenti di fronte, soprattutto quando entra Melli al posto di Stoichkov. Alla mezz'ora buona l'intenzione di Dino Baggio, ma il suo colpo di testa si perde di poco alto sulla traversa. Simone sostituisce Roberto Baggio e proprio il nuovo entrato ha una grande occasione per sbloccare lo 0-0, ma Buffon è davvero bravo. Passa un minuto e tocca a Melli andare vicino al vantaggio. E poi è ancora Buffon ad uscire a valanga sui piedi di un Weah sempre pungente. Prima della chiusura c'è il tempo per vedere un bel numero di Zola e Melli. Negli spogliatoi, tecnici contenti, anche se Capello qualcosa da recriminare ce l'ha. Sì, rammarico per il risultato, non per il gioco, non per quanto abbiamo dimostrato in campo. Diciamo che in due giorni siamo riusciti veramente a avere la mentalità giusta, a caricarci nella giusta maniera per cercare di fare risultato in pieno. Tutte e due le squadre hanno cercato di farlo, però questo è stato uno 0-0 che secondo me qualche cosa penalizza il Milan. Noi eravamo anche in una situazione un po', non dico di emergenza, ma senza Pin, che è un giocatore per noi fondamentale. Non avevamo in panchina nessun centrocampista, quindi dovevamo dosare un po' le forze. Direi tutte cose che io conosco, che magari la gente non conosce, però ripeto, per me grande equilibrio, bellissima partita e soddisfazione sicuramente da parte nostra. Allora andiamo subito da Bulgarelli che ci mostra graficamente le cose più interessanti tatticamente di questa partita fra Parma e Milan. Come potete vedere dalla disposizione in campo, le due squadre hanno giocato, come ha detto Soldati. 35esimo del primo tempo, vediamo con le immagini. Ecco, c'è il lancio di Boban, Weah non aggancia, arriva Baggio e Sensini poi lo spintona. Ecco, rivediamo.
e sentiamo l'opinione di Castagnere e Bulgarelli. Io ritengo che questo sia calcio di rigore, mi sembra che Sensini vada proprio addosso a Baggio e lo spinga, mentre Baggio sta per aspettare una palla da mettere comodamente in rete. Bulgarelli? Sì, l'impressione è che Sensini l'abbia spinto proprio nel momento in cui stava per arrivare Baggio, l'ha spinto, non so se Baggio ci sarebbe arrivato, ma sicuramente Sensini l'ha spinto. Adesso andiamo a vedere se Carosi è pronto, le immagini del secondo tempo, ancora un episodio che ha protagonista UEA e Cannavaro che si scontrano, siamo nel finale della partita fra Milan e Parma, rivediamo l'azione, ecco UEA e Cannavaro da una spallata mette a terra il giocatore del Milan. L'opinione di Bulgarelli e Castagnetti? Lì l'impressione mia è che Cannavaro ci sia disinteressato proprio del pallone, sia andato esclusivamente sul centravanti del Milan. E qui secondo me è più qui che non nella partita in precedenza il calcio di rigore. Sono pienamente d'accordo, sì, anche a me sembra che Cannavaro vada sull'avversario e lasci la palla, quindi per me calcio di rigore. Quindi queste erano un po' le recriminazioni che aveva lanciato Capello, naturalmente un arbitro può sbagliare, questa volta ha sbagliato e ancora. La partita è finita 0-0 ancora. Ma credo che comunque il Parma non abbia assolutamente demeritato il pareggio, una grande squadra che sicuramente darà del filo da torcere a tutti. Adesso non c'era Boxic stirato, ma forse Boxic, visti i suoi attriti con Zeman, non avrebbe giocato comunque sarà fuori per circa un mese. Poi vedremo Napoli-Vicenza finita 1-1 con il Vicenza che ha giocato quasi tutto il secondo tempo in 10 per l'espulsione di Rossi e con il Napoli salvato dal bravissimo taglio alla tela che ha parato un rigore. Poi vedremo Inter-Udinese finita 2-1 con due gol di due ragazzi che dopo tanto peregrinare sperano di aver trovato finalmente una squadra che sappia valorizzare il loro talento. Marco Branca atteso qui in questo. Con il 2-1 sulla Cremonese la Lazio si ritrova al secondo posto in classifica, ma i 39.000 dell'Olimpico non sono certo usciti dallo stadio soddisfatti. La Lazio si presenta in campo con l'esordiente Mancini tra i pali, accolto calorosamente dai tifosi, e con Marcolina al posto dell'affaticato Di Matteo lasciato in panchina. La supremazia territoriale dei biancocelesti è netta nella prima mezz'ora, ma mancano le consuete accelerazioni al momento di ribaltare l'azione. In avanti molto attivi Rambaudi e Casiraghi, mentre Signori appare ancora in ritardo di condizione. Al nono Rambaudi da ottima posizione tenta senza successo il pallonetto. Al 23esimo Nesta tra i migliori ha un ottimo spunto, serve di tacco Rambaudi che esita e si fa anticipare da Verdelli. Sugli sviluppi del relativo calcio d'angolo Fuser costringe Turci alla respinta con i pugni. Al 25esimo esce Favalli ed entra Bergodi, Nesta passa a sinistra, Negro a destra e Bergodi fa coppia con Chamot al centro della difesa. Al 30esimo proprio Chamot effettua un preciso cross dalla sinistra, il colpo di testa di Rambaudi finisce sul palo ma è pronto Winter a mettere in rete il pallone del vantaggio laziale. La Cremonese supera i suoi timori ed inizia a conquistare spazi. Nel finale del tempo il bel cross di Maspero deviato sul palo da Petrachi. La squadra di Simoni si ripresenta in campo con Floriancic al posto di Ferraroni e dopo 9 minuti con Fantini che rileva uno spento Tentoni. La Lazio senza strafare si fa pericolosa con il dialogo Signori-Casiraghi, quest'ultimo in girata, invia la palla di un soffio sopra la traversa. La Cremonese prende coraggio d'iniziativa, Marcolina anticipa e mette in angolo su Floriancic, lanciato da Perovic. Gian De Biagi dalla distanza impegna Mancini. Ma la Lazio, grazie a Negro, trova lo spunto vincente. Sul cross di esterno del difensore, Casiraghi di piatto sinistro porta a due le reti. Ed è proprio l'attaccante, il giocatore più generoso, l'atleta del cuore. Dopo il gol si assiste ad un vistoso calo della Lazio, Piovanelli entra al posto di Winter e dopo lo spunto di Casiraghi anticipato da Turci, Gian De Biagi si presenta in area pressato prima da Chamot e poi da Bergodi che per l'arbitro commette fallo da rigore. Dal dischetto Maspero accorcia le distanze e la partita si riapre con una Lazio che arretra paurosamente ed una tifoseria che teme possa ripetersi quanto accadde con l'Udinese. L'unico a tenere in apprensione la difesa ospite è Signori, finalmente entrato in partita. Al 43esimo il suo sinistro è respinto da Turci, poi dopo un ottimo spunto il suo pallonetto termina sulla traversa. L'ultimo brivido però è per i tifosi laziali. Al secondo minuto di recupero su cross di Floriancic il colpo di testa di Fantini con Mancini battuto. Chamot respinge proprio sulla linea. Un'azione che giustifica il rammarico di Simone. Abbiamo fatto un buon finale di primo tempo. Quando abbiamo preso il palo potevamo pareggiare. E secondo me è un'ottima ripresa nella quale abbiamo dato anche la sensazione che il 2-2 fosse nell'aria e che stesse per arrivare.
ci siamo andati vicini, abbiamo corso qualche rischio nel contropiede, però la partita penso che l'abbiamo giocata con, anche se a tratti, con un buon rendimento. Una squadra che perde è normale che poi cerca di fare qualche cosa di più, visto che la Cremonese non è riuscito per tutta la partita, è normale che in qualche occasione ci riesce e ci è riuscito nel finale. Un minuto di raccoglimento dedicato alla memoria del piccolo Gioacchino Costanzo, ucciso mercoledì scorso dal piombo della Camorra, ha preceduto il via della sfida tra Napoli e Vicenza. Boskov recuperava Pecchia, Bordini e Tarantino, schierando dunque la miglior formazione. Nel Vicenza invece, fuori il playmaker Di Carlo per squalifica, Guidolin ha schierato sin dall'inizio uno dei tre acquisti novembrini, Grossi, in prestito dalla Roma, chiamato a compensare la partenza di Pistone, e lasciando invece in panchina Ambrosetti e Pittana. Il Napoli si è affacciato subito nell'area avversaria, creando nel giro di due minuti ben tre occasioni, sventate in angolo dall'attenta difesa avversaria. Un'illusione per i tifosi partenopei, gelati al decimo dal gol del vantaggio ospite, scaturito dall'ingenuità di Cruz, che ha dato così modo ad Otero di colpire indisturbato. Napoli sulle ginocchia e Vicenza padrone del gioco grazie all'efficacia dell'asse Viviani Maini, supportati da un pressing a tutto campo. Per i padroni di casa invece soltanto una punizione di Cruz a fil di palo e questo tiro di Tarantino terminato alto. Esce Pecchia, di nuovo infortunato, sostituito da Bogossian, ma è il Vicenza in contropiede a trovare spazi ancora più ampi. Sul fronte opposto inutili proteste per questo braccio galeotto in area di Mendes, poi il proficuo assalto sul finire del tempo. Dopo che Imbriani spreca così il corto retropassaggio di Björklund, la lunga azione che dà origine al pareggio. Mondini respinge coi pugni il tiro di Buso. Palla ancora al Napoli con Imbriani che crossa teso al centro, dove Agostini di testa realizza. È il 47esimo. La ripresa inizia col Vicenza subito in avanti, poi però al settimo Rossi incorre nel secondo cartellino giallo e viene espulso dall'arbitro. Il Napoli non riesce però ad approfittare della superiorità numerica e così Boskov toglie il terzino Tarantino puntando sul dinamismo di Napoli. Al 20esimo Mondini è grande, prima a respingere con l'aiuto della traversa l'incornata di Ayala, poi a deviare di piede il tiro ravvicinato di Buso. Guidolin corre ai ripari togliendo la punta murgita per l'altro neo acquisto difensivo Ambrosetti. Ma è ancora Mondini a ergersi a protagonista, volando al 24esimo a deviare il bolide dal limite di Pizzi. La spinta però si affievolisce e il Vicenza non si fa pregare. Al 34esimo il generosissimo Otero recupera palla al limite, Ayala affronta Lombardini appena dentro l'area e per 30 lange è rigore. Dal dischetto però Maini si fa respingere il tiro da taglialatela. Sul rovesciamento di fronte Ayala pennella un cross per Agostini che insacca, ma su segnalazione giusta del guardaline l'arbitro annulla. Un finale dunque palpitante per un incontro veramente molto bello. Per il Napoli il terzo pareggio consecutivo contro una squadra il Vicenza che legittima le sue ambizioni di salvezza grazie all'organico ben allestito dal suo tecnico Guidolin. Tra i migliori in campo per i padroni di casa, Buso, Agostini e per ciò che riguarda il secondo tempo di Napoli, per gli ospiti i due uruguaiani Mendes e Otero, ma soprattutto il portiere Mondini, cui va senza dubbio la palma di giocatore del cuore. Babbo Natale e Babbo Natale, sai, sempre ti ha regalo. Il gol che ha fatto Vicenza era Babbo Natale, era un bel regalo da parte nostra. Poi noi abbiamo sprecato il secondo tempo quando Napoli ha giocato un vero calcio, un calcio come abbiamo giocato sempre in San Paolo, con grinta, con carattere. Io posso dire abbiamo non sbagliato, abbiamo tirato a porta, poi anche abbiamo avuto poca fortuna. Abbiamo sofferto in 10 perché il Napoli ha avuto delle buone occasioni, però non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre cercato di ripartire. Ci sono state delle occasioni nelle quali ci siamo presentati in 3 contro 2 a favore nostro, non siamo riusciti a concretizzare. Poi l'occasione del calcio di rigore a 6 minuti dalla fine, quindi sommando tutto devo dire che la prestazione mi è piaciuta e il risultato meno. L'unica novità nell'Inter riguarda il debutto di Marco Branca, che per l'occasione prende il posto di Ganz e fa coppia in attacco con Carbone. Per il resto scendono in campo gli stessi che hanno pareggiato con la Sampdoria. Il debutto nel campionato italiano di Caio Ribeiro di Cossan, infortunato, per il momento è rinviato. Le novità nell'Udinese riguardano l'assenza del bomber Birov, sostituito da Francesco Marino, e i recuperi di Poggi e Stroppa. Era previsto il debutto di Shalemov, che, influenzato, è rimasto a Udine. Inter e Udinese, entrambe schierate col modulo 4-4-2, entrambe corte, entrambe molto decise. I presupposti per assistere ad una bella gara ci sono tutte, ma è così solo nel secondo tempo.
La squadra nerazzurra inizia molto determinata, gioca bene in difesa e a centrocampo, ma in attacco è poco concreta. Quella bianconera, anche se costretta a subire l'iniziativa avversaria, opera prevalentemente in contropiede e quelle rare volte che si presenta davanti al portiere avversario lo fa pericolosamente, come nella circostanza con Marino. Il primo tempo non offre altro. Nella ripresa le cose cambiano. Hodgson dà più consistenza all'attacco escludendo Alessandro Bianchi, quindi arretrando a centrocampo Carbone ed affiancando Ganz a Branca. E la squadra, sempre determinata e veloce, si propone subito con questa bella azione conclusa da Carbone. Ma la gioia del gol per i tifosi nerazzurri è solo rinviata di qualche minuto. All'11° Carbone lancia con precisione millimetrica Ganz che batte a rete. Battistini respinge come può e Branca, ben piazzato, di testa mette in rete. L'Udinese, che al 20° sostituisce Kosmischi infortunato con Sergio, tenta di reagire, ma l'Inter, sempre padrona del campo, non glielo consente. La squadra di Hodgson migliora anche in attacco, dove Ganz e Branca dimostrano una buona intesa. Così, poco prima della mezz'ora, arriva il raddoppio, un bel gol segnato da Carbone su punizione. L'impegno dell'Udinese viene premiato 3 minuti più tardi, quando Branca atterra in aria ingenuamente a Metrano e via dagli 11 metri batte Pagliuca. Il finale vede la squadra friulana tutta in avanti alla ricerca del pareggio, che però non arriva. È un Inter decisamente in crescita, la cura Hodgson comincia a dare i primi frutti, la squadra gioca meglio e con l'arrivo di Marco Branca fa vedere qualcosa di interessante anche in attacco, mentre l'Udinese, nonostante la sconfitta, si conferma squadra ben organizzata e pericolosa. Ha diretto l'incontro il signor Tombolini di Ancona, che ha ammonito Roberto Carlos, Calori e Bia. I migliori in campo: Zanetti, Pagliuca, Carbone, Fresi e Branca per l'Inter, Calori ed Ametrano per l'Udinese. Il giocatore più generoso, cioè il calciatore del cuore, è stato Benito Carbone. Abbiamo tante cose da migliorare. Non è la squadra oggi che io voglio sempre vedere, ma credo che noi siamo un'abbastanza buona squadra dopo solamente una mezza di lavoro, una mezza con un nuovo sistema. Non è che ci abbiamo perso oggi, ne usciamo ridimensionati. Noi conosciamo benissimo i nostri limiti, sappiamo qual è il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Non ci siamo illusi domenica perché abbiamo superato la Juventus, ma non ci abbattiamo neppure oggi perché abbiamo perso a Milano con l'Inter. Il giallo che illumina. Incontro uno, veramente un bel tipo, mi porta a cena fuori, mi riaccompagna a casa e mi tiene 2 ore parlandomi di zona, fuori gioco e modulo all'italiano. E cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano. Amaro Lucano, voglio il meglio. Dei bei capelli per me? Prima di tutto è avere capelli brillanti di salute. Io ho scelto Elsev. Shampoo Elsev 2 in 1 dell'Oreal ha le multivitamine della salute. B5 per nutrire la radice, PP per la vitalità e per la brillantezza. Elsev multivitamine dell'Oreal agisce dalla radice per capelli brillanti di salute. Se avete una tosse profonda serve Bisolvon Lintus. In questi casi, infatti, la causa della tosse è il catarro. Bisolvon Lintus lo scioglie e ne facilita l'eliminazione. Bisolvon Lintus non calma la tosse, la fa passare. È un medicinale, leggere attentamente il foglio illustrativo. Se la tosse persiste, consultare il medico. Tempo Seiko. The time is now. Di nuovo in diretta dagli studi di Milano con Gala Gol. Andiamo ancora a sentire da Carolina Moracci se ci sono novità nel posticipo fra Cagliari e Torino. No, manca pochissimo alla fine della partita, c'è un forcing da parte del Torino, ma la partita stava per segnare il Torino. Sempre 1-0 per il Cagliari, manca pochissimo. Di Dario Silva. Sì. Allora, Flavia, adesso sì, allora adesso vediamo Atalanta-Sampdoria, ha vinto l'Atalanta proprio alla fine al 90° con la Samp che
naturalmente priva di Mancini, squalificato ricordiamo per 5 giornate, comunque ieri ha giocato con la Primavera, e per 2 volte la Sampdoria si è trovata in vantaggio. Poi vedremo Piacenza-Roma, la Roma in 10 per l'espulsione di Annoni, la Roma che è in volo verso Copenaghen dove martedì affronterà il Brøndby Coppa UEFA, una Roma che si stava riprendendo, invece chissà come si sente adesso. E poi ultima partita che vedremo, Padova-Bari, 3-0 per il Padova, doppietta di Amoruso, il Bari che sperava di essersi sistemata con gli acquisti di Ripa e Ingeson, ma Taresa ha speso un bel po' di soldi, invece adesso ha perso 3-0. Prima vittoria del Padova. Prima vittoria del Padova, complimenti. Vediamo queste 3 partite di seguito. Nonostante i 5 gol non è stata una grande partita, con la Sampdoria costretta anche dalle assenze ad un atteggiamento fin troppo guardingo che ha poi finito per pagare nel finale, mentre l'Atalanta ha dimostrato i suoi limiti quando è costretta dall'avversario a dover impostare la partita. L'inizio è soporifero, con le due squadre anche troppo guardinghe. La Sampdoria, che oltre allo squalificato Mancini deve rinunciare anche a Mihajlovic, anche lui per squalifica, e a Franceschetti, ripresenta in attacco dopo una lunga assenza Chiesa in coppia con Maniero. A centrocampo Evani, Seedorf e Carambeu, in difesa Balleri, Sacchetti, Ferri, Pesaresi, con Mannini alle spalle di tutti. L'Atalanta, che si fa viva al settimo con questo tiro di Gallo, sembra invischiata nella ragnatela difensiva blucerchiata. Quasi mai gli avanti Tovaglieri e Pisani riescono a rendersi pericolosi. Il più intraprendente in questa fase sembra Fortunato, che giostra a centrocampo con Sgro e Gallo, mentre in difesa Mondonico schiera Luppi, Valentini, Montero, Herrera e Paganin. E così al 24esimo è la Sampdoria a passare in vantaggio a seguito di una bella iniziativa di Pesaresi, che ruba palla a Rotella, da poco subentrato all'infortunato Luppi, e serve Maniero che realizza. Reagisce l'Atalanta con Tovaglieri e finalmente la partita si vivacizza. Al 34esimo Pagotto con un grande intervento manda in corner una sventola di Rotella, ma nulla può 3 minuti dopo su una millimetrica punizione di Herrera che riporta in parità l'Atalanta. La Samp accusa il colpo, qui è Balleri al 39esimo a salvare su un tiro cross di Tovaglieri ed è ancora lui a dover sbrogliare una delicata situazione al 42esimo. La ripresa vede l'esordente La Monica in campo nella Sampdoria al posto dell'acciaccato Mannini, subito ammonito per fallo su Fortunato. Al 10esimo Ferri, cui va senz'altro oggi il titolo di calciatore del cuore per la sua generosità, impegna su punizione Ferron. Poi al 18esimo su assist di Chiesa, Seedorf tutto solo al centro dell'area riporta in vantaggio la Sampdoria. 2 minuti dopo Mondonico sostituisce Gallo con Morfeo e l'Atalanta aumenta la pressione offensiva. Al 32esimo Pisano ha una buona occasione, ma Ferri in extremis si rimedia in corner e proprio sulla battuta del tiro d'angolo Carambeu devia nella propria porta. I blucerchiati tentano di reagire, qui è Invernizzi a finire a terra in area atalantina, ma al 43esimo restano in 10 per l'espulsione di Pesaresi, già ammonito in precedenza per fallo su Valentini. È il colpo di grazia per la squadra genovese che un minuto dopo rischia il rigore per questo atterramento di Tovaglieri, che proprio al 90esimo su cross di Morfeo sigla il gol della vittoria atalantina. È bello poi che abbia fatto gol Tovaglieri e che la gente ha cercato proprio per tutti i 90 minuti di volere questo gol. Perciò è un gol magari così che ha fatto più il pubblico che non Sandro. E queste sono le cose buone del calcio. Eravamo riusciti a passare in vantaggio, poi l'episodio sfortunato e negativo dell'autorete di Cristian ha dato coraggio ancora all'Atalanta. Però poi sui cross voi avete peccato un po'. Bisognava giocare innanzitutto così, secondo me, chiudendogli gli spazi e cercando di pungerli in avanti. Sui cross, forse sulle palle ferme, inattive, dobbiamo cercare di essere più concentrati e più attenti in queste situazioni qua. Una conseguenza della politica societaria, per i romani una scelta precauzionale in vista dell'impegno di Coppa di martedì prossimo con il Brøndby. Dunque il solo Balbo, peraltro italiano almeno in base al passaporto, a rappresentare la colonia straniera di Chenal Galleana. Aldair osserva dalla tribuna mentre Fonseca e rientrante Tern prendono posto in panchina. Per i giallorossi l'incontro è di quelli da non sottovalutare, sia per la pericolosità di un'avversaria per nulla in soggezione, sia perché una vittoria schiuderebbe interessanti orizzonti in classifica. I romani danno l'impressione di partire con il piede giusto ed infatti le battute
preliminari evidenziano un discreto predominio territoriale degli ospiti. Piacenza tuttavia non si limita a controllare le mosse altrui, creando anche qualche imbarazzo ad una difesa non del tutto irreprensibile. Al decimo la Roma potrebbe passare, rimessa con le mani di Annoni e colpo di testa dell'esordiente del Vecchio ad impegnare Taibi in un grande intervento. Dicevamo di una difesa romana distratta. La conferma arriva al diciottesimo, quando l'azione insistita di Caccia sulla sinistra si completa con il cross per la zuccata vincente dell'indisturbato Di Francesco. Un colpo che la Roma accusa più dell'ecito, soprattutto sul piano emotivo. La manovra, nonostante il grande impegno di Totti, ne risente nella fase costruttiva. Così i pericoli per Taibi scaturiscono prima da un calcio di punizione di Balbo e poi alla mezz'ora da un acuto isolato di Statuto. Le cose per Mazzone e i suoi si complicano ulteriormente allo scadere, quando l'ennesimo fallo del già ammonito Annoni costringe il signor Bettina ad allontanare l'ex torinista dal campo. Con gli equilibri numerici mutati, le due squadre affrontano dunque la ripresa, dando vita ad una seconda parte caratterizzata dai tentativi scomposti della Roma, bilanciati dalle folate in contropiede dei padroni di casa. A quattordicesimo Mazzone richiama Del Vecchio e Cappioli per inserire Fonseca e Tern, il tutto pochi minuti prima di sostituire Di Biagio con Moriero. Tre varianti che sul piano concreto non sortiscono gli effetti sperati, e anzi il Piacenza al 25esimo a sfiorare il raddoppio con le conclusioni di Caccia prima e Capellini poi, neutralizzate da un doppio miracolo di Cervone. Tre minuti dopo Fonseca si fa vivo su calcio di punizione, ma alla mezz'ora Emiliani ancora pericolosi con la combinazione Caccia-Turrini. Dopo aver segnalato l'espulsione al 40esimo di Corini per doppia ammonizione e individuato in Cervone il giocatore del cuore, non ci resta che ratificare il successo del Piacenza sulle immagini della rissa conclusiva, fortunatamente ben presto sedata. Accanto a me Eusebio Di Francesco, classe 69, proveniente dalla Lucchese, oggi il primo gol in Serie A, subito tre punti per il Piacenza, direi una gioia completa. Non si poteva festeggiare nel miglior modo, anche penso che il mio gol sia stato importante, ma al di là di tutto era importante fare il risultato, perché questi tre punti per noi sono, come si può dire, salutari, perché venivamo da delle partite dove meritavamo qualcosina di più, mentre abbiamo ottenuto pochissimi punti. È stato quello che adesso sono sotto accusa, perché giustamente è stato cacciato fuori e abbiamo perso 1-0. Però se le occasioni che abbiamo avuto riuscivamo a far gol, non si stava parlando più di tanto di questa partita spigolosa, anche perché tutto sommato, visto che non è stata una partita poi come potete pensare voi cattiva sotto questo punto di vista. Per la sete di vittoria del Padova, l'avversario pugliese ha le sembianze di un'oasi nel deserto. Lo stimolo viene dal bilancio disastroso del Bari in trasferta, 4 viaggi infruttuosi. Non è un miraggio, ma in realtà l'errore del portiere Alberga al terzo. Sull'assist di Longhi anticipa Moruso, ma lo rimette in gioco, consentendogli lo scatto felino per l'1-0. Davvero il modo peggiore per il portiere del Bari di sostituire il febbricitante Fontana. Il flash in apertura fa passare in secondo piano l'esordio di Ingesson, che raddoppia la quota svedese del Bari e aggiunge altri centimetri. Un volto nuovo anche in difesa, è Ripa, custode di Ciocci. Sull'altro fronte Coppola presidia la fascia sinistra al posto dello squalificato Gabrieli. Parte in panchina invece Van Utrecht, ma le attenzioni della TV olandese sono tutte per lui. Gli ospiti patiscono la vivacità di Sconziano sulla destra, gran distributore di palloni. Al 20esimo Materazzi richiama Pedone in evidente disagio e inserisce Manighetti a centrocampo. Al 28esimo una seria minaccia per Bonaiuti. Su invito di Annoni la schiacciata di Ingesson è fuori d'un soffio. È il momento più intenso del primo tempo. Il solito Sconziano fa tutto alla perfezione. Amoruso è puntuale, Alberga stavolta non fa sconti. Proprio in chiusura una replica efficace del Bari. Mangone combina con Gautieri, suggerimento delizioso per Protti, ma il capocannoniere non è ispirato. La ripresa si apre ancora nel segno del Padova. All'ottavo Sconziano recapita l'ennesimo pacco regalo. Ciocci lascia sui blocchi Ripa e fulmina Alberga per il 2-0. Il Bari è statico, il suo gioco è improduttivo. Al 18esimo però dal grigiore sbuca il libero Ricci, che supera anche Bonaiuti, ma trova la gamba di Giampietro. Sul doppio vantaggio Sandriani concede la ribalta anche a Van Utrecht, che rileva Ciocci e al 26esimo strappa applausi il duetto tutto olandese con Craik. Da dimenticare la giornata di Protti, che al 33esimo entra in contatto con Bonaiuti, reclama il rigore e poi, troppo nervoso, viene espulso dall'arbitro Pellegrino. Il Bari va a picco definitivamente quando Amoruso al 41esimo si affida all'eleganza per sigillare l'impresa riuscita.
una boccata d'ossigeno fondamentale per la squadra di Sandriani, mentre il Bari prosegue in questa pericolosissima tendenza fuori casa. Ancora una sconfitta, prova disastrosa della difesa pugliese. Il nostro calciatore del cuore oggi è sicuramente Antonio Sconziano, inesauribile, il quale è riuscito ad associare a dei polmoni davvero capienti anche una buona lucidità. Per la prima doppietta in Serie A la dedica non è né per la mamma né per la fidanzata, giusto? Infatti è tutta così per mia nonna che oggi era presente in tribuna per la prima volta e ha portato abbastanza fortuna, quindi la inviterò più spesso. Nonna Carmela. Sì, no. E poi l'altro gol? L'altro gol a mio nonno che era a casa, è malato ed era a casa a seguirmi. Secondo gol, quindi lo dedico a lui. Non abbiamo giocato come bisognava giocare, con certa linearità e semplicità. E probabilmente ogni giocatore pensava e credeva di poter così dare il proprio contributo singolarmente invece che col collettivo. Per cui io mi auguro che non subentri questo aspetto psicologico, o se dovesse subentrare almeno cercando di vincere in casa le partite.